Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro caro amico Alexio e benvenuti in questo nuovo episodio su Layers of Fear. Bene ragazzi, la scorsa volta eravamo rimasti in un punto molto molto non critico, però stiamo incominciando a cercare di capire e... Scusate, non riuscivo a parlare perché c'avevo sto rutto in canna. Ma tornando seri, la scorsa volta eravamo rimasti nel punto in cui, diciamo, abbiamo incominciato a capire del perché la coppia si era un po' spezzata e continuavano a litigare e a praticamente ad ammazzarsi tra virgolette a vicenda, e nonostante ciò comunque al marito, al pittore, non gliene fregava quasi niente della moglie, perché era più attaccato al fatto di dipingere i suoi dannati quadri. Ecco, questo è un mini riassunto di ciò che più o meno è successo. Banda alle ciance, iniziamo subito. Siamo al capitolo 3, esattamente al capitolo 3. E abbiamo trovato la sega e il pezzo di pelle, diciamo. Sì, pezzo di pelle che veniva usato come tela. Molto inquietante, sì. Sì. Allora, ok, sì, questo pezzo me lo ricordo. Qui c'era il corridoio, ma ero passato in alto, se non sbaglio. Cioè, era andato in alto, perché qua effettivamente c'era un qualcosa da, non lo so, da fare qualcosa, ecco. Qui c'era il corridoio vuoto, ok, sì, me lo ricordo. Ah, e qui c'è il famoso telefono che non ci faceva capire una mazza. Infatti adesso mi fa girare tutto attorno di nuovo, perché la scorsa volta non mi stava facendo capire come andare avanti. Infatti continuo a non capirlo. Che palle, mo me lo fa tutto il giro di Peppe. Questa è chiusa, non me la fa aprire. Non so come andare avanti. Ma aspetta, ma dov'è il telefono? Vabbè, allora continua a girare. Ah, ok, devo girare nella direzione, diciamo, opposta. Oh, un'altra è una chiave. Talk to me. Vabbè, ce l'aveva con lui, poche parole. Addirittura lo chiamava al telefono nella stessa casa. Oddio, ratti. Sorci silenziosi. In casa sono gli scarichi e peli ovunque in acqua. Niente bagno per me. Ancora non ho capito cazzo fosse sta voce. I won't let my passion decay. I can't. I would never. Niente, è ossessionato da sto quadro che doveva finire. Finish it! Ok. Oh! Oh. Vai di chiusa la porta, vaffanculo. I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient un altro fortuito lo charlatano. I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, va bene, quindi aveva consultato dei dottori per questa storia, oppure era stata la moglie, probabilmente, non lo so, forse più lui. This family won't work if you keep undermining me, it will break apart. Ma che cazzo? Blocco del creatore. What the fuck? Ha ricambiato tutto un'altra volta. No, di nuovo lei, no. Dove sta? Dove sei? Madonna, sto corridoio è fottutamente inquietante, ma hai fatto troppo bene. What? Mi ha ricambiato un'altra volta. Ok. No, un altro baule con la chiave. Che palle. It's all your fault. Oh! Vedo una ceppa. Ma la porta finta?
Grazie per avermi aperto la porta. Oddio. Chi è? La calda luce del fuoco. Mio Dio, sti cazzo di corridoi. Mi sono arrivati tutti i brividi dietro la schiena appena l'ho vista. Mortacci quanto era fatta bene. Poi in linea generale quanto cazzo è fatto bene il gioco. Chi è? Hanno bussato. Continui a frapporre sempre più porte chiuse tra noi due. Ma è forse il mio problema con l'acqua, la rovina della famiglia? Lui beveva, quindi pure. Chiuso. E chiuso. Chiuso tutto. Oh, un piede di porco? Possiamo aprire le porte? No. Manco per il cazzo. Non ce le fa aprire. Oddio. Sì, ma stai calmo. Sì, ma stai calmo. Devi stare molto calmo. Cioè, è agitatissimo il tipo. Sono cacato sotto. Invece era là. La cazzo di lampada. È troppo tardi? Boh, non so se è troppo tardi. Questo motivo di te. Andiamo di qua, visto che è l'unica via. Hai messo. Oddio. Oh cazzo. Le lampade sono così fredde. Hai messo una luce fredda, zio. Che devi fare? Un pezzo di codice? Oddio santo. È vero, c'è quella cassaforte che devo aprire. No, vado di là, vado di là. Vado di qua, vado di qua, vado di qua. Ma che cazzo è? Tacci due. Where are the servants? Did he... Oh, no. No, what am I thinking? Hai finito? Oh, no. E basta! Di nuovo, oddio. No, un altro codice. Ah, ma il codice per aprire la porta, non la cassaforte. Ok, lì c'è un 5. Qui mi fa ritornare indietro e qui è chiusa. Ma che cazzo di trip è? Ma che cazzo di bug? Sono sospesi in aria. Belli. Non so dove devo andare. Se qua. Lo strumento in grado di suonare è l'unica musica che questa famiglia abbia saputo accettare. Figo, questo è figo. Fa pure rumore mentre lo muovo. Ok, basta. Oh, un altro numerino con il codice. E me ne manca uno. Me ne manca uno. Oppure l'ultimo è quello che sta sulla porta. Ah, no, ok. Mi disegna direttamente là. Quindi mi manca un ultimo codice. Un ultimo numero. Ma dove lo trovo? Qua dentro? Eccolo, 385. Perfetto, stava dentro l'armadio. Ok, apriamo la porta. E 5. Tac. Ah beh, pensavo che mi stessi a prendere per culo. Non apriva la porta. Oddio. Oddio, c'è qualcuno laggiù. Ecco, c'era una volta. Mi sto cagando un attimo in mano. Pensavo di averle rotte tutte. Oh, poco importa. La luce fredda. Spietata luce e comunque luce. Non gli piaceva la luce che è fredda. Ho capito. Vabbè, te l'ha capito. Che bordello. E basta! I sorci maledetti. Sono nelle pareti. Ma i sorci o qualcos'altro? Perché non ho ben capito che c'è stato. Intanto io mi bevo un sorso d'acquetta. Allora, ci ha salvato nuovamente la partita. Quindi si presume che stiamo andando avanti. Un altro codice, no. No, te prego, basta. Ok.
Oh no. No, 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 no. No, no, tu non puoi rompermi il cazzo così. Non puoi rompermi il cazzo adesso. No, 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 oh, no, no. Ah! Brucia! Capisco un cazzo. Ma dov'è? Dove sono i codici? Me ne vado, me ne vado. Me ne vado. Madonna. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Ah! Ah! Vedo un cazzo! Non vedo niente! Che cazzo è il codice? Ah! No! Ho rischiato! Dai, devi morire! Quanto cazzo devo andare? Dai! Siete delle merde! Siete delle merde! Non devi morire! Sei uno e l'altro codice? Questa corre? Corre una come una malata, mi sa, vero? No, no, no. No, non deve laggare così, però. No, eccola! Ah! Cazzo devo andare. Non vedo nessun altro codice qua. Non vedo niente. C'è una porta. Ah, di nuovo. Ma mi manca l'ultimo. No. Mi fottutamente morire. È chiusa. Dai, che odio. Dov'è? Dov'è l'ultimo codice? Vai a fare un culo. Dov'è? Get out. Dove cazzo è? No. Ok. Si è chiusa di porta. Sei uno? Ok. You're so cruel. Ah! Siete delle merde. Siete delle fottute merde. Ho sudato 7 camicie, sono andato a casa per l'ultimo numero perché non lo trovavo. Siete delle merde. Meno male che sono andato a ragionamento. Dico, vabbè, non trovo l'ultimo numero, posso andare a caso. Perché tanto so 9 numeri, vorrei di... Cioè, non è che ci vuole tanto. Però mortacci vostro, siete delle merde lo stesso. Sto sudando. Aspettate. Pausa. Allora, proseguiamo. Che sta roba, oh. Ah, devo bruciarlo. Ok. All right, Not this again. Invece sì, puzza di alcol sì, in quanto pare. Oh. Ah sì, come avveniva nel primo. Iniziava. E la stessa musica anche. Ora proprio. Bene. Allora andiamo avanti. Anche se non posso andare avanti. Oh mio dio. Mi scusi? Come passo da qua io? Aspetta.
Aspetta, mi sa che devo aspettare che finisce la musica. Piano. Ah, la boccetta di sangue. Un tubetto di plastica. I siphoned gas before. I knew how it was done. Ah. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. Ah. The taste of copper haunted me the entire night. Sapore di rame? Perché di rame? Why didn't I think of a syringe? Effettivamente. Oh, grazie. Siamo riusciti ad andare avanti. Bene, bene. Ok, abbiamo anche il terzo elemento per poter continuare il quadro, se non erro. Dovrebbe essere il terzo. Ok, qui possiamo spengere la luce. Che cazzo è tutta sta roba? Ah, tutti i vari... Ah, tutte le varie cose che ho raccolto prima. Ah, te le mette qua. Allora, la stanza del divinto dov'era però? Ah, qua a sinistra. Ok. Olè. E andiamo. Andiamo a continuare il quadro. Vediamo cosa succede. Ma ah, proprio è partito proprio un filmato. Attenzione raga, attenzione. Questa cosa non me l'aspettavo. Ah no, partito... No, sembrava un filmato, sembrava. Ma che cazzo vuol dire? Ha cambiato tutto. What? Vabbè. All changed when the daughter was born. Nacque la figlia. Wow, il premio per la frase fatta più, più piatta va a me. Va bene. So, I'm here. For a place belonging to a posh-ass agency. This is weird. If they wanted to have a decor that... Ah, vabbè, inizia a raccontare tutta la storia da quando... Da quando hanno iniziato ad abitare qua, mi sa. Che dove cazzo siamo? Dove cazzo siamo? Piano con sta porta! Ma chi è quel mona? Sì? Dopo vengo. Don't ride city buses. Non usare gli autobus urbani. È la tua occasione di porre fine alla segregazione. Vabbè. Children change every... Reach for your own experience. I know what it is to be a parent. What changes with a child? I bambini cambiano tutto. Sì, lo so, lo so. Si era capito. Quindi andiamo avanti. Andiamo dalla porta... Alla porta che... No. Prima proseguiamo. Oh, sto quadro me lo ricordo. Ed era pure abbastanza inquietante. Con un sorcio in mano, poi. Bene. Messo un bagnetto. Avevamo un accordo, una scadenza da lei posticipata per la terza volta di fila. Se non finirà la sceneggiatura, lo farà qualcun altro. Ah. Oh, e basta, sbatte la porta. Ah no, la finestra è. Come. I have your truth. What the fuck? What the fuck, davvero? Non devo grattare. Cosa ti è successo quando è nata tua figlia? Ah, quindi c'avevo una figlia allora. Non mi sa che mi devi far tornare indietro. Ah, c'è il telefono qua. Pronto? Ah, sta chiamando direttamente. Pronto? Hello? Oh, thank God. It's me. Era la moglie. Something happened? I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a doctor?
No. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay in the morning. I imagine the lighthouse gets lonely, but come on. It's you who wanted to go there. No, you don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Everything is... Hello? Hello? Merda. Merda, è andata via pure anche la corrente. Ah, ok. Quindi prima erano tutti i ricordi del marito, di questa. Erano tutti i vari ricordi e invece adesso è l'attuale presente. Siamo nel faro. Nel faro a inizio storia. E come cazzo... E come accendo la corrente adesso? Fuck! Now that's no way to greet your muse. What your surprise. Creation isn't pretty. You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. How? What? Ma che cazzo è che sta parlando? Il suo tipo subconscio, ma che? All change when the daughter was... No, questo l'ho capito. Ah, si zooma con F. Ah, ok. Adesso l'ho scoperto. C'è un'emergenza, qui sotto andiamo sotto. C'è una torcia che posso prendere. Ah, no, ecco il generatore. Oh. Oh. How? She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. Mi sa che è lo stesso demone che ha addormentato il pittore praticamente. It won't. It never is. Oh mio Dio. Che trip, raga. Vabbè, ritorniamo su, visto che abbiamo riacceso la corrente. Cercando di capire che dobbiamo fare. Altri torci. Che è? Chiuso. Oh, non me l'aspettavo, sei stronzo sei. Brutto cane di merda. Sto quadro maledetto. E ora, con la mia aiuto, è possibile. Do you choose to use it? Cioè? Say it. I do. I choose your help. Then it is done. Raga, c'ho la pelle d'oca, raga. Quindi io credo che sia lei, questa protagonista, che non ho capito se è ancora la moglie, ma non credo che forse sì, forse è la figlia stessa, non riesco a capirla ancora. E poche parole, sta rivivendo la stessa scena più o meno del marito, che c'è un demone dentro di lui che ha fatto in modo che finisca comunque questo benedetto quadro. E stessa cosa sta facendo a questa tizia, in quanto scrittrice, a scrivere delle cose. Mamma mia. Beh, che cazzo, posso stare tranquillo un attimo. Pronto? Sì? Hello? Oh, thank God you're okay. Ah. What happened? Il figlio. What do you mean? You were scared, and the call was cut off, and... Oh, that's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. Ah, adesso se ti senti preoccupato. Prima... I'm good. Stavi tanto bene. But... I'm good, son. It's as you said, I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you. Ah. Mi è sbattuto proprio il telefono in faccia proprio. Ok, quindi anche lei ha fatto un semi-accordo con questo fantomatico e tra virgolette demone dentro di lei. Quindi suppongo che debba andare a scrivere, sì, infatti. E continuare con quello che stava a scrivere. Ok, capitolo 4, il pennello. Ah, siamo di nuovo qua. Ma che cazzo è trip. Ok, siamo al quarto capitolo. Perché, difatti, abbiamo
i primi tre obiettivi, cioè i primi tre oggetti che lui usava per dipingere i suoi quadri. Quindi io direi di concludere qua l'episodio, anche perché è durato abbastanza. Ci vediamo in un prossimo episodio di Lei e Sofia. Vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e un saluto da Alexio e alla prossima. Bella!